al Treasury and Finance Forum Day si parla anche di intelligenza artificiale. Effettivamente questa nuova tecnologia rappresenta una vera e propria rivoluzione. Sono nello stand di Intesa San Paolo, sono in compagnia di Ilaria Penco e Francesco Lucchese. Effettivamente, Ilaria, come l'intelligenza artificiale sta impattando sul settore bancario e cosa sta facendo in questo momento Banca Intesa? L'intelligenza artificiale ormai sta permeando il settore bancario e il numero di use case e di applicazioni è sempre più numeroso. Ne abbiamo parecchie già in esercizio all'interno di Intesa, che sicuramente in questo settore è all'avanguardia, non solo in Italia direi. E andiamo avanti a sviluppare, ovviamente, con un'attenzione particolare però anche agli aspetti regolamentari, con l'Artificial Intelligence Act che è in corso di approvazione e che noi stiamo già ampiamente studiando per essere pronti ad applicarlo non appena entrerà in vigore. E dall'altro lato anche con particolare attenzione agli aspetti etici legati all'adozione dei servizi di intelligenza artificiale, con una cura particolare alla fairness degli algoritmi e all'explainability, che ci consente di capirli meglio. Quindi tanto lavoro, una bella sfida e un mondo nuovo da scoprire, direi. Francesco, effettivamente in Intesa San Paolo si utilizza l'intelligenza artificiale anche per un progetto molto complesso che riguarda il trade finance. Quanto è importante per voi essere, diciamo, innovativi, all'avanguardia anche sul fornire dei servizi di questo tipo e come possono aiutare le imprese, le aziende, clienti che si occupano di import ed export? Sta un po' nella nostra missione. Come Global Transaction Banking, il nostro motto è proprio questo: go digital, be innovative, integrato e customizzato per rispondere al meglio a quelli che sono poi i bisogni della nostra clientela, nel rispetto poi anche di quelle che sono poi le attività interne. Il trade finance è un mondo che si presta perfettamente ad applicare tecnologie, come ha detto Ilaria, di artificial intelligence. Lo stiamo applicando in questo progetto. È un progetto importante, strategico, che vuole alla fine portare dei benefici, quelli di ridurre i rischi, evitare la ridondanza in alcune lavorazioni, aumentare quella che è poi la professionalità degli operatori per portarli a concentrarsi sugli aspetti più delicati di questo mondo. E poi la derivata seconda di tutto questo poi è il risultato, ovvero supportare al meglio la nostra clientela con servizi sempre più efficienti, con l'utilizzo nel rispetto delle norme, dell'etica, di tutte queste tecnologie che non sono solo intelligenza artificiale, ma altre tecnologie quali blockchain, API, eccetera, a beneficio poi, essendo banca del sistema stesso Italia, per supportare concretamente l'import-export. Grazie.